Non è però un caso sentire la puntata di oggi raccontata dal nostro Valesse, che improvvisa, ricordiamolo. Yes. Prego. Finisce qui, anche questo lunedì. Sì, un saluto alla pittrice. Ha fatto il quadro, adesso faccio la cornice. Sì, quante cose da dire. Quante cose che le mie orecchie hanno dovuto sentire. Hanno dovuto subire. Sì, ecco così, sta per finire. Ok, sta per finire la diretta. La puntata si riassume sulla mia maglietta. Sì, non so se l'avete notato, ma questo è Mozart insanguinato. Sì. Sì, magari Charlie ha sbagliato, ma uccidere qualcuno è il peggior reato. Li odio quando la religione diventa fanatismo, perché il fanatismo poi diventa terrorismo. E le persone diventano esaltate, ma quale Dio vorrebbe che le persone morissero ammazzate? Ma per favore, sì, è l'eccesso che causa il difetto, da lì che nasce l'errore, è da lì che nasce l'orrore. No, non c'è niente di giusto quando c'è qualcuno che muore. Sì, facciamo una piccola parentesi, prima c'era Borghezio che litigava con cardinali, si davano conigli, mi immagino a casa i genitori con i figli. Papà, ma chi sono quelli? Figlio mio, quelli sono la rovina, il motivo per cui mi devo svegliare domani mattina, perché costano un patrimonio e stanno mandando l'Italia al manicomio. Battute finali, domanda, chi ha le palle? Borghezio o cardinali? Secondo me sono uguali, perché i politici non hanno le palle, hanno solo i genitali. Buonanotte. Allora, grazie Val, vieni qua, va. Complimenti, tu improvvisi sempre tutto. Qualcuno vuole Questa sera ero commentare? ispiratissimo. Eri ispiratissimo. Ce l'avevi con Borghezio, perché? No, io ce l'ho quando le cose, quando si esce fuori dal fulcro del problema e quando la trasmissione diventa poi altro. Ci sono dei problemi seri e secondo me vedere delle persone che litigano per delle cose che poi sono trapelate durante la trasmissione, secondo me non è un Quindi bel Borghezio si è segno. beccato il selfie, ma anche la critica rap, va bene? Siamo pari, par Ma per condicio. me va benissimo, lo spessore intellettuale della giustificazione è il miglior complimento che mi potesse Va fare. bene, chiudiamo in bellezza, vedo. Grazie Maiorino, Grazie grazie a voi. Schwaima per essere stato i nostri, grazie naturalmente anche a Borghezio, a tutti voi, a Stefania Sirtori, senza di lei non sapremmo come fare. Grazie davvero e grazie naturalmente a Val e Laura Orlandini. Naturalmente ci vediamo la prossima settimana, si parte dalle 21:05 circa su 7 Gol con Funamboli. Buonanotte.